Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Enos aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalalel. Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Mahalalel aveva 65 anni quando generò Yered. Mahalalel, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Mahalalel fu di 895 anni, poi morì. Yered aveva 162 anni quando generò Enoch. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo aveva preso. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: costui ci consolerà del nostro lavoro e delle fatiche delle nostre mani, a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè aveva 500 anni quando generò Sem, Cam e Yafet. Se Dio è stato generoso con Caino, dandogli una abbondante discendenza, 100 volte di più lo è stato con Adamo, che dopo aver perso i due figli si vede ricompensato con una genealogia veramente esagerata, sovrabbondante. Tutti vivono quasi 1000 anni in questa genealogia. È chiaro che è un'esagerazione. Quello che si vuole dire è, per l'appunto, la sovrabbondante benedizione di Dio su Adamo e sulla sua vera discendenza, che appunto sostituisce la discendenza di Caino. Detto questo, ci sono alcuni dettagli interessanti da sottolineare in questa genealogia di Adamo. Il primo è quello che già avevamo notato la puntata precedente, cioè come Adamo è immagine e somiglianza di Dio insieme a sua moglie Eva, così Set,
porta in sé l'immagine e la somiglianza di Adamo e quindi per la proprietà transitiva porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio, che evidentemente trasmette a tutti i suoi discendenti, e la prova di questo sta nella eccezionale longevità, nella eccezionale vitalità di questi uomini, che appunto nessuno di loro vive meno di 700 anni, tranne Enoch, del quale peraltro non si dice che muore, ma si dice che viene preso da Dio. Secondo la tradizione ebraica questo significa che è stato assunto in cielo, come poi accadrà al profeta Elia. Sono gli unici due prima di Cristo, Enoch, il patriarca Enoch ed Elia, gli unici due di cui non si dice che sono morti. Per questo fatto che non muore e per un'altra cosa che si dice di lui all'interno di questa genealogia, cioè che è l'unico del quale si dice che camminò con Dio, la figura di Enoch ha attirato moltissimo la curiosità dei padri, sia dei padri cristiani che dei rabbini. Si è voluto fare di lui un uomo senza peccato e che proprio per questa ragione, proprio perché era senza peccato, è stato assunto in cielo. È evidente naturalmente nei padri della Chiesa in qualche modo un'anticipazione di quella che sarà poi, di quello che sarà poi il dogma dell'assunzione della Beata Vergine Maria. L'ultimo in questa catena di generazioni, e quindi in un certo modo il più importante, perché nella catena delle generazioni i due elementi che più bisogna considerare sono il primo e l'ultimo. Dunque l'ultimo in questa catena di generazione, l'ultimo erede dello Iavismo, l'ultimo che porta in sé l'immagine, la somiglianza di Dio, è Noè. E tutto questo racconto, quindi tutto questo quinto capitolo, sembra avere proprio il senso di presentarci Noè, di introdurci Noè. Chi è Noè? Noè è colui che porta la consolazione. È molto interessante questa prima denominazione su di lui. Il compito di Noè, la missione di Noè è consolare. Dunque il fine, lo scopo di tutta la generazione di Adamo è giungere alla consolazione.